Allora diamo il benvenuto a Gianni Cuperlo del PD, buonasera. Buonasera. Laura Ravetto, Forza Italia. Buonasera. Giorgia Meloni, leader di Fratelli Italia, la ramonista. Buonasera a tutti. Federico Gianemicca, editorialista della Stampa, buonasera anche a lei. E diamo il bentornato a Lidia Menapace, partigiana, pacifista, femminista militante, buonasera. Allora, vi devo dire che il suo ultimo libro, Io Partigiana, racconta la sua resistenza e il valore del movimento dei partigiani, quindi in bocca al lupo anche per il suo libro alla Lidia Menapace. Mi dice, onorevole Meloni, cosa non va nella legge elettorale che viene disegnata in queste ore? Ma secondo me la cosa principale che non va è, diciamo, questo mezzo bluff sul tema del diritto di scelta da parte degli italiani e dei parlamentari, perché io sento dire a Matteo Renzi che si introducono le preferenze mettendo fine, diciamo, a quel tempo in cui i partiti hanno pensato di potersi sostituire agli italiani nella scelta dei rappresentanti degli italiani e non dei partiti, e poi invece di fatto questa legge elettorale ci consegna un Parlamento per 2/3 ancora nominato dalle segreterie di partito, senza che gli italiani possano dire niente, e per 1/3, se va bene, scelti dagli italiani. Motivo per il quale io oggi ho scritto a Matteo Renzi facendogli almeno una proposta di libertà. Gli ho detto, guarda, vuoi mettere per forza questi parlamentari nominati? Dai la libertà a ogni singolo partito di scegliere se utilizzare oppure no questa facoltà. Io, Fratelli d'Italia, non voglio nessuno dei miei parlamentari nominato per mio editto. Io stessa, che sono il Presidente del partito, voglio stare in Parlamento se ho i voti degli italiani per stare in Parlamento, non se mi autonomino in Parlamento. Quindi chiedo almeno la possibilità del deputato nominato per scelta facoltativa. Purtroppo Matteo Renzi non mi ha voluto rispondere ed è un peccato, perché adesso mi si dirà che le preferenze portano corruttela e corruzione, il che equivale a dire un po' che gli italiani sono tutti ladri e quindi quando possono scegliere loro scelgono dei ladri. Invece quelle liste bloccate, abbiamo visto un Parlamento di gente assolutamente specchiatissima. Io penso che banalmente noi dobbiamo rivendicare un principio, e quel principio è che il Parlamento non è di proprietà dei partiti, ma è di proprietà degli italiani, e i partiti sono solo lo strumento attraverso il quale gli italiani scelgono. Laura Ravetto, volete scegliere, volete che siano i partiti a scegliere i rappresentanti degli italiani? Ma la prima cosa che le devo dire è che questa legge però ha un punto positivo importante, secondo me, che cioè che sapremo immediatamente chi governa dal giorno dopo, che dà la governabilità. Sulle preferenze arrivo subito al punto. Io non dirò che portano corruttela, però le dirò che le ultime regionali della Lombardia sono state espresse al 15%. Quindi a me sembra più un bluff andare a dire in giro che le preferenze sono l'espressione del voto di tutti gli italiani. Le preferenze sono al nord espresse in maniera limitatissima, quando sono consentite, e al sud molto spesso... Ah, cioè non le utilizzano gli elettori, dice lei. 15%. Sono il 15%. Sì, io non lo interrompo. Ma alle regionali abbiamo votato ed è stato... Io però non l'ho interrotta, sì, ho difficoltà. Hai ragione, scusa. Quindi, e le dirò di più sulle preferenze. Lo dica tutte direttamente le statistiche, a lei. Sì, tutte le statistiche, non fatte dalla Ravetto, fatte da istituti universitari, dicono che le preferenze svantaggiano i giovani sui vecchi, svantaggiano le donne sugli uomini e svantaggiano gli entranti, i nuovi entranti sugli uscenti. Quindi io non credo al mito della preferenza, credo che questa legge elettorale, che non è la miglior legge possibile, non è la mia legge preferita, ma non è neanche quella del PD, è un compromesso, in realtà reintroduca di fatto i collegi, perché non abbiamo più la lista bloccata, ma abbiamo dei capilista su liste piccole, perché la Corte Costituzionale ci ha detto una cosa importante, non ci ha detto dovete reintrodurre le preferenze, o ha detto dovete rendere i candidati riconoscibili. Quando uno va a votare deve sapere chi è quel candidato e decide di votare quel partito se il candidato gli piace o no. E questa legge lo consente. No, in più le voglio dire una cosa, tutti tanto... questi testimonial delle preferenze, parlo soprattutto al PD, ne vedo qualcuno che è stato così, non ha fatto neanche le primarie. E le dico anche di più, se la Meloni vorrà avere tutti a preferenze, sa cosa farà? Si possono candidare capilista su 10 collegi. Lei sono 100 collegi, 10, 10, 10, 10, e tutti i suoi correranno a preferenze. Allora, Meloni e poi Cuperlo. Questa la proposta è complessa, però il punto è... No, la proposta capilista... più che altro non è reale, perché per un partito... No, no, ma non entriamo nel tecnico. Bene, dice sì, la Ravetto, il capilista
che hai scelto dal partito è uno, nel territorio lo riconosci, se ti piace lo voti, se non ti piace non lo voti. È un momento in cui in ogni caso dici sì o no a quello che è stato proposto. È una tesi che io non condivido, francamente, perché se tu sei, voglio dire, se tu sei di centrosinistra in Italia, tendenzialmente vuoi votare il Partito Democratico. Non ti si può dire vota il Partito Democratico se ti piace quel candidato, altrimenti no? Che fai? Voti Fratelli d'Italia? Ma no, cioè, si votano i partiti anche per come scelgono i candidati. La possibilità di scelta oscilla tra lo zero e i numeri negativi. E io insisto sul fatto che noi abbiamo purtroppo interpretato la presenza dei partiti in Parlamento come se loro dovessero stabilire come rappresentare gli italiani, quante donne, quanti giovani, quanti uomini, quante persone capaci ci vogliamo nel Parlamento che gli italiani possano scegliere loro invece di farli scegliere da qualcuno, certo, che ha deciso per loro. Fidati che i partiti, Floris, i partiti che non saranno sciocchi, pur di non perdere i collegi, facciamo l'esempio di Bergamo, io pur di non perdere il collegio di Bergamo, io partito metterò un buon candidato presentabile per evitare che se lo prenda abbiamo la sinistra. Abbiamo visto con le liste bloccate quanto le avete messi presentabili. No, io parlavo di collegi, le liste bloccate abbiamo visto io e te. Solamente il 15% degli italiani. Se per questo il 40% degli italiani quando va bene va a votare, che facciamo? Aboliamo anche le elezioni? Allora, Federico Geremica, no, prima di sentire Gianni Cuperlo, farle. Federico Geremica, ci spiega perché diciamo ci sono delle differenze così forti all'interno del centrodestra e quali sono quelle all'interno del centrosinistra? Beh, intanto è che si tratta di un lavoro non facile e non per caso in Italia non è stato fatto mai. Le leggi elettorali in Italia sono state cambiate o dopo dei referendum o a colpi di maggioranza, come avvenne per il Porcellum, ma una legge elettorale che possa stare bene alla maggioranza e all'opposizione, ai partiti grandi e ai partiti piccoli, è complicata da fare. Quindi le differenze sono, da una parte, diciamo, di merito, poi naturalmente noi possiamo discutere se ci piacciono le preferenze o no, però è vero che c'è una questione di merito. Sul merito molte cose sono state cambiate, insomma. Cosa succede all'interno del PD? Una bella domanda questa. Per Geremica, poi ecco, io credo per esempio all'interno del PD, diciamo, più che divisioni di merito siano divisioni che riguardano, come dire, la politica e il dissenso verso il segretario, perché il cavallo di battaglia maggiore della minoranza del Partito Democratico, diciamo, è un cavallo che il PD non ha nei suoi geni, che non ha cavalcato mai, cioè le preferenze. Adesso viene utilizzato naturalmente in parte perché ci può essere stato qualche ripensamento, ma in parte naturalmente come argomento polemico nei confronti del segretario. Si utilizzano le preferenze per attaccare Renzi, cioè a Cuperlo fondamentalmente non piace la linea politica di Renzi, diciamo qui nello specifico è stata esposta dall'onorevole Ravetto, è questo che non le piace Cuperlo? No, guardi, la legge elettorale in qualche modo, qualunque legge elettorale, racconta l'idea che hai della rappresentanza, in fondo anche della democrazia. E secondo me non esiste una legge elettorale giusta per definizione, in ogni contesto storico, in ogni paese, in ogni epoca. Ad esempio all'indomani della guerra e dopo la dittatura fascista noi scegliemmo una legge proporzionale, perché bisognava privilegiare il principio della rappresentanza, restituire la rappresentanza al paese che non l'aveva avuta per tanto tempo. Più tardi abbiamo piegato verso il maggioritario, perché serviva a garantire la forza dei governi, la stabilità dei governi. Io penso che oggi abbiamo bisogno di tenere assieme questi due principi, rappresentatività, rappresentanza del paese e governabilità. E però questa legge elettorale, per come sta uscendo dal Senato, per come si sta discutendo in questi giorni, non risolve questo problema. Le questioni che ha posto Giorgia Meloni sono fondatissime. Cioè noi parliamo di una legge dove, ancora una volta, una buona parte dei futuri membri del Parlamento non saranno scelti direttamente dai cittadini, ed era un impegno morale che abbiamo assunto di fronte al Paese, ma saranno nominati da alcune persone che decideranno la composizione del Parlamento. Di fronte a percentuali di partecipazione alle elezioni, che in un Paese che storicamente, tradizionalmente vota molto, scendono addirittura sotto il 50%, ti devi porre il problema se anche questa non è una delle ragioni della distanza, alcuni l'hanno definita così in modo un po' poetico, tra il popolo e gli dèi. E noi dobbiamo riavvicinare queste due dimensioni, ma questa legge va cambiata e migliorata in questo senso. Ma non credo che rinuncerete alle primarie. Ma questo significa che il PD rinuncerà alle primarie? Voglio dire, se vorrà il PD potrà continuare a fare le primarie come ha sempre fatto, per la magari evitando i catapultati a bloccata. Anche sulle primarie, insomma, adesso ne parliamo.